momento. Ieri la città ha vissuto due momenti completamente opposti, no? Da un lato abbiamo in qualche modo dato conto di un successo dello Stato e dall'altro, insomma, c'è un momento sicuramente delicato di sconfitta. E che dire, siamo in contatto, è intervenuta la DDA su questo, perché la persona che è stata uccisa è un esponente sicuramente di rilievo, di spicco, e quindi sta procedendo la DDA, con cui siamo in contatto. Ovviamente ci saranno una serie di attività investigative della DDA e della Procura di Foggia insieme, come stiamo lavorando sempre da tempo, e speriamo di ottenere buoni risultati presto. Procuratore, temete un'escalation criminale dopo i fatti accaduti nelle ultime due settimane? No, non voglio creare allarmismi, ci sono dei dati significativi, ci sono stati diversi omicidi anche nella città di Foggia, ricordo l'omicidio Russo, l'omicidio Scopeci, adesso questo omicidio, per cui sicuramente dobbiamo prestare massima attenzione, lo faremo. Grata particolare per la nostra provincia, perché ieri abbiamo dato un colpo importantissimo al fenomeno degli assalti a Portovalori. Ieri sera c'è stato un omicidio su cui la squadra mobile sta già lavorando da ieri sera per tutta la notte e continuerà a farlo nei prossimi giorni. Noi dobbiamo rimanere ottimisti, sappiamo che il territorio è difficile, che ci sono dinamiche complicate a livello di macrocriminalità, però voglio dire, noi non abbasseremo mai la guardia, andiamo avanti e risponderemo, come ho detto ieri forse a qualcuno di voi, colpo su colpo. Grazie. Temete che ci possa essere un'escalation criminale in città? Siamo vigili su questo, siamo molto vigili.